Scusi, chi è lei? Porca vacca. Aspetta che faccio colazione e poi facciamo il video. Il bello di lavorare in un'azienda agricola è questo. In questo video andiamo a vedere un pochino più sul tecnico come è strutturata la mungitura. Allora, questa qua è la sala di attesa a circa 80 posti, significa che noi dobbiamo suddividere la nostra stalla in gruppi da 80 animali, non più di 80 animali, altrimenti resterebbero troppo una attaccata a quell'altra. C'è tutto un percorso che collega i gruppi dove mangiano e dormono gli animali alla sala d'attesa. Quando è il momento di mungere bisogna aprire i cancelli nel modo giusto e le mucche, ormai per memoria e per ricordo, prendono la strada, ormai la conoscono e vengono in sala di attesa. È sempre in questo luogo, nella sala di attesa, che portiamo le mucche per fare la doccia di raffrescamento durante il periodo estivo. La nostra mungitura ha 16 posti, 8 a sinistra e 8 a destra, con noi operatori che mungiamo all'interno. Le tipologie di mungitura ce ne sono tantissime e variano a seconda del numero di animali che entrano contemporaneamente, dall'uscita degli animali. Ad esempio, i nostri animali, le nostre mucche escono tutte anteriormente, una in fila a quell'altra. In altre mungiture invece possono uscire contemporaneamente tutte lateralmente. O la nostra mungitura è una spina di pesce, quindi la mucca si presenta a tre quarti e noi mungitori vediamo completamente la mammella e metà busto. O in alternativa può presentarsi da dietro, quindi te hai le mucche in cui vedi la mammella solo da dietro e tutti gli arti posteriori. Di tipologie ce ne sono tantissime, ma i concetti base restano comuni a tutte le tipologie. Questo qui è un gruppo di mungitura. È composto da 4 tettarelle che si occuperanno di mungere. Come funzionano? C'è una struttura rigida di acciaio con all'interno la tettarella, che invece è di gomma flessibile. La filosofia alla base di tutta l'ingegneria del gruppo di mungitura è quella, partendo dal vitello e osservando come un vitello poccia dalla mucca, si è cercato negli anni di riprodurre meccanicamente il più possibile quella situazione fisico-meccanica. I gesti che fa il vitello per cercare il latte dalla madre, le testate che con la testa dà alla mammella e la forza con cui lingua e gola prendono il latte dalla mammella non sono casuali. La prima e più importante delle regole è che la mucca deve essere il più rilassata possibile. Ecco perché tutto il percorso che si crea, il gruppo degli animali con cui entra il mungitore, fanno di tutto per creare una situazione di massima serenità e routinarietà. Il rilassamento dell'animale associato alla stimolazione nostra manuale della mammella, che richiama le testate del vitello, fanno sì che la vacca rilasci l'ossitocina, che è l'ormone principale del rilascio del latte. Il latte all'interno della mammella non è distribuito in tutte le parti. Il latte è presente nella cisterna dei capezzoli, nella parte superiore, nella prima fascia bassa della mammella non c'è latte e nella parte alta invece c'è la cisterna del latte. Affinché il latte dalla cisterna venga ceduto e attraverso i capezzoli dato al vitello c'è bisogno dell'ossitocina. Ecco perché stimolare la mammella è il rilassamento. Al contrario, l'ormone che si oppone all'ossitocina è l'adrenalina. Ecco perché se la mucca entrasse in mungitura agitata o controvoglia, avrebbe una scarica di adrenalina, bloccherebbe completamente il rilascio del latte. La seconda legge base della natura è quella che il vitello succhia il latte dalla mammella. Ecco che interviene il gruppo.
attraverso tutte le tubazioni che poi vi farò vedere, questa macchina ha un vuoto che si crea di 40 kPa negativi. Il vuoto si crea tra la gabbia di acciaio e la mammella morbida di gomma. Quando c'è vuoto, la gomma si allarga e va tutta attorno alla parete. Poi subentrano i pulsatori che a ritmo costante fanno vuoto, tolgono vuoto, fanno vuoto, tolgono vuoto. Quando il vuoto è presente, la gomma si allarga. Appena il vuoto va via, la tettarella si stringe e poi si allarga, e poi si stringe, e poi si allarga, e poi si stringe, e poi si allarga. Questo fa sì che venga succhiato il latte dalla mammella. Come si fa a capire quando una mucca non ha più latte all'interno della mammella, non lo vuole più lasciare e quindi il gruppo si deve staccare? Una volta era solo l'esperienza del mungitore che, attraverso la conoscenza della mungitura e delle sue mucche, sapeva quando doveva staccare il gruppo. Adesso ovviamente sono automatiche. Cosa significa? Significa che il gruppo sente che in un lasso di tempo non è più rilasciata quel peso di latte, perché vedete qua, questa qui è la tesa del latte, tutto il latte passa attraverso qua dentro, che c'è un disco con sotto dei pesi, sale e scende ogni 100 grammi. Quindi quando sente che questi 100 grammi vengono rilasciati in un lasso di tempo troppo ampio, non vi dico di preciso quanto, perché in realtà ogni stalla lo regola come vuole, in base a quanto vuole mettere sotto pressione la mammella, il gruppo si stacca. È molto importante, almeno noi crediamo così e così facciamo, che il gruppo si debba staccare quando ancora un pochino di latte è presente nella mammella. Non c'è bisogno, come si faceva un tempo, di togliere e asciugare completamente la vacca. L'extra mungitura, la mungitura sopra una certa soglia, crea uno stress al capezzolo che va evitato. Dopo che la mucca è entrata, ne entrano 8, si chiudono i cancelli, così da evitare che l'ultima possa uscire all'indietro, si digita il numero dell'animale. La nostra mungitura è molto vecchia, 30 anni, sicché in realtà è tenuta anche troppo bene, ma l'inserimento del numero dell'animale è manuale. In realtà le mungiture attuali hanno tutte delle antenne che riconoscono automaticamente gli animali che entrano. Comunque, entrano 8 animali, noi digitiamo il numero e diamo il via alla mungitura con questa freccia. È importante inserire l'animale all'interno di questo computerino, così che tutti i dati di quanto latte fa una mucca noi poi possiamo vederli nel nostro computer e nei nostri programmi di gestione. È molto importante tenere controllata la produzione giornaliera delle mucche, perché il primo sintomo, insieme al calo della ruminazione, che l'animale sta male. L'animale che sta male ovviamente non interessa a nessuno, soprattutto per la produzione del latte. L'animale che sta male non produce latte. Questa pistola serve per la disinfezione della mammella, il nostro post-dipping e spruzzaiolo, vedete? Adesso la mungitura è spenta, quindi non c'è pressione del compressore, quindi in realtà non è. Ecco. Proviamo a immaginarci il percorso del latte dalla mammella fino alla cisterna. Da quelle tubazioni blu in alto arriva il vuoto, il famoso vuoto che è il principe cardine di tutto il sistema di mungitura. Il gruppo munge il latte dalla mammella, entra in questo tubo, il latte entra in questo tubo, passa attraverso la pesa e poi finisce in questa tubatura bassa. Vedete che sono alternate, questo gruppo scarica il latte su questo tubo e quest'altro gruppo su questo tubo secondo più in alto. Sono tutte alternate, così da evitare che il latte di 8 mucche vada contemporaneamente su una tubazione sola. Sarebbe troppo pieno di latte e il vuoto calerebbe di pressione. Il vuoto invece è assolutamente importante che non oscilli, resti sempre ai famosi 40 pascal negativi. Questi blu sono sempre i tubi del vuoto, queste tubature poi arrivano in questo polmone.
Il polmone ha la semplice funzione di raccogliere il latte e far partire la pompa che c'è all'interno, che porta il latte alla cisterna, non in continuazione appena una mucca viene munta, ma quando c'è sufficiente latte per far lavorare una pompa, per giustificare che si accenda. Questi qua sono i tre elettrodi che stabiliscono il livello del latte all'interno della cisterna e gestiscono l'accensione e lo spegnimento della pompa. Il latte dalla cisterna parte la pompa, passa attraverso questi due che sono dei filtri, poi gira dietro, passa ulteriormente da un altro filtro, un ultimo filtro in alto e poi il tubo fora nella parete e va nella cisterna. La tubazione del latte esce dalla parete, corre lungo qui, adesso che lo stiamo mungendo ovviamente è girata per il lavaggio. Di solito quando si munge invece qui c'è l'ultimo pezzo di tubo che fa sì che il latte arrivi e caschi dentro la cisterna. Tutte le volte che si finisce di mungere si fa il lavaggio, non esiste mungere e non fare il lavaggio. Quindi abbiamo già finito di mungere alle 7:30 stamani, adesso il circuito è tutto fatto sì che l'acqua, dove passa il latte passa l'acqua col sapone. Quindi immaginiamoci che arriva l'acqua e invece di cascare in cisterna gira, torna in mungitura e fa il ricircolo. Tutto il sistema del lavaggio segue lo stesso identico circuito del latte. Non esiste che il latte passi da qualche parte che dopo 3 ore non sia lavato bene con acqua calda e sapone. Queste 4 finte tettarelle si attaccano ai gruppi, l'acqua arriva da qui, entra nel gruppo, lo sciacqua tutto, è bello vederlo quando c'è l'acqua, fa tutto che si lava, va nella pesa e torna nel circuito del latte e va fino dall'altra parte dove c'è la cisterna, lì gira indietro e fa un ricircolo e tutto si lava. La cisterna nostra è da 100 quintali di latte, in questo momento il latte è a 3,5 gradi, 3,8 gradi, esattamente la temperatura a cui deve stare. Per controllare quanto latte si fa, all'interno c'è un'asta graduata che trasforma il volume della sfera in chili di latte. Si tira sull'asta, è a 59,5. Abbiamo poi qua una tabella di conversione che ci dice 59,5 a quanti litri corrisponde. Un po' vecchiotto. Ecco, 59,5 corrisponde a 33 quintali, 3300 litri di latte prodotti stamani. Spero questo video sia stato interessante, se vi è piaciuto, se avete delle domande, curiosità, lasciate un commento e ricordatevi assolutamente di iscrivervi al canale.